Bentornati a Bengodi. Oggi, grazie a Confartigianato, vi presentiamo gli artigiani del Natale, perché i prossimi fine settimana prima del Natale, all'interno del chiosco della biblioteca di Arezzo, ci saranno loro. Qui ne abbiamo una parte, ne abbiamo già parlato un po' di quello che faranno vedere, adesso parleremo ulteriormente, però vorrei ritornare al responsabile del marketing e tesseramento di Confartigianato, Francesco Meacci. Ecco. Allora, voi siete andati, abbiamo presentato insomma questo evento, però siete andati oltre perché avete messo anche un qualcosa in più, no? Per sì. I turisti che vengono. Ma anche visitatori, Esatto. Perché si può comprare, ecco. Si può comprare, si può degustare, ecco. Si può assaggiare, si può fare dei corsi, dei mini corsi per imparare le prime rudimenti di lavorazione artigianale. Quindi diciamo che stiamo puntando ad offrire al turista o comunque al visitatore che viene ad Arezzo con l'occasione della città del Natale che sta portando veramente flussi notevoli di persone, tanti. Di poter vivere un giorno l'aretinità, quindi a mangiare come mangiamo noi ad Arezzo, con i tortelli o con le nostre marmellate, gli oli, i prodotti dell'azienda agricola, poter vestirsi con le nostre sciarpe di lana o i nostri prodotti, quindi provare per un giorno a essere aretini a tutti gli effetti. A Calazzi, cioè fare quell'esperienza in un luogo che si va a visitare, che va oltre a guardare soltanto il luogo, che la nostra città è bellissima, però anche capire che cosa c'è dentro. No? E per consentire alle persone che vengono di poter veramente vivere un'esperienza intensa, anche se breve, purtroppo, perché rimangono uno o due giorni, alle persone che accedono al chiostro, abbiamo pensato di coinvolgere il centro guide di Arezzo, mm-hmm. che sono nostre associate da sempre. Allora, posso andare a sentire la Rachele? Sì, allora, la Rachele sì, Fusai, sì. Vieni, tesoro, sì. Un po' più qua, è il presidente del centro guide Aretine e provincia, sì, no? Esatto. Allora, praticamente voi sarete nel chiostro, sì. All'accoglienza, sì, presumo. Ecco, noi sì, ci occuperemo appunto dell'accoglienza dei visitatori, quindi aretini e ovviamente anche provenienti da tutta Italia. Mi auguro gli aretini, ovviamente. Non solo, esatto. Pullman, 70 Pullman arrivano, sì. Che poi lo voglio chiedere quali sono. Quindi noi daremo la possibilità ai visitatori di poter visitare Arezzo per due volte, quindi un tour la mattina a partenza garantita e un tour il pomeriggio per il sabato e la domenica. In tutte le lingue? Esatto. In tutte le lingue, perché i turisti arrivano anche da altre parti del mondo. Sì, certamente. Le nostre guide chiaramente quali parlano. Quali sono, visto anche da un punto di vista proprio mm-hmm. di mio interesse, gli stranieri più presenti nel nostro territorio? Allora, sì, come nazionalità, quindi dall'Europa di sicuro, la Germania, il Nord Europa, l'Inghilterra, ma adesso anche la Spagna si sta affacciando. Mm-hmm. Il nostro territorio, la Francia, però ovviamente abbiamo anche un pubblico internazionale che va dagli Stati Uniti al Giappone, alla Cina, alla Russia. Bene, sempre di più, sì, poi sì, ne parliamo certo. Ancora. Sì. Robè, allora, noi abbiamo già avuto il primo collegamento con il nostro Roberto Francini grazie alle immagini di Claudio Caloni in esterna e si sono spostati da una merceria che era una chicca, una bomboniera, si sono spostati in un'altra bomboniera ma in effetti di... È un'altra chicca. Roberto, dove sei? Io vedo delle cose. Un'altra chicca. E quanti chicchi, Susi? Quanti chicchi? Guarda qua. No, perché qui c'è Simone. Siamo da Simone Torte, in via Curtatone, ad Arezzo. E qui i chicchi ci sono veramente. Ora lui mi ha detto, dice, guarda, fai vedere anche questo alberino di Natale. Io però, aspettando il collegamento, è già tanto che non gli ho dato una zannata. Insomma, ve lo devo dire, perché ho la corina in bocca. Come dire? Ma lasciamo la parola a Simone che ha preparato tutto questo ben di Dio. Sta lavorando per il Natale anche tu, Simone? Sì, adesso il Natale è la prima cosa da fare, il pensiero. Poi durante il Natale ci si può sbizzarrire come uno vuole. Quindi io ho praticamente carta bianca su tutta la fantasia che ho di metterla in pratica. Ci fa vedere quello che ti piace di più? Allora, la cosa che mi piace di più sono i biscotti decorati che li faccio. Come questo? Come questo qui, le faccio in tantissimi tipi. Farò il Babbo Natale, lo gnomo, la stella, l'omino di pan di zenzero, l'agrifoglio, il pungitop e così via, le renne, tutto quello che si può fare. E nelle torte?
E nelle torte sempre decorazioni in pasta di zucchero, cose sempre un po' particolari legate sempre per il Natale. Senti, ma il cheese, no, il cake design, ecco. Sì. È ancora di moda? Allora, è sempre di moda, però io lo rielaboro nella versione più tradizionale anche nei dolci toscani, quindi preparerò anche dei tronchetti su ordinazioni e così via. Ci fai vedere qualcosa magari di pronto? Sì, ancora di tronchetti non ce l'ho. Sto preparando le casette di pan di zenzero. Le casette di pan di zenzero. Però ci dobbiamo spostare qua nel laboratorio. Ci ridate la linea tra un minuto? Mi dispiace. Certo che sì, con tutti sti dolci, voglio dire. Ciao, Simone! Pasticcere è meraviglioso, fa delle cose buonissime. Però io tornerei all'interno del chiosco perché ribadisco, questa è una vetrina di anticipazione per il prossimo fine settimana e tutti quelli che verranno prima di Natale, perché Confartigianato, con le mani e con il cuore, vuol mettere appunto in vetrina delle figure che se no sarebbero all'interno delle botteghe, non si potrebbero conoscere. Però c'è un aspetto importante, l'artigianalità del fotografo, esatto. Perché il nostro Niccolò Simoncini con la sua macchina fotografica, tu allestirai un set, vero? In pratica è un piccolo studio mobile, come bello, andare dal fotografo. Bello, quello che si fa i book anche fotografici. Esatto, esatto. Quindi una ci volta... si può sentire anche una stella, volendo, qualche ragazza, le amiche. Assolutamente, uno può venire con chi vuole, addirittura qualcuno in passato è venuto con il proprio animale domestico. È una cosa che non era capitato in passato. Guarda che sono in aumento, esatto, i nostri amici a quattro zampe. Esatto. Dunque vengono a fare le foto anche con il proprio cucciolo, che sia di 4 mesi oppure anche il là con l'età. Ed è bellissimo perché vedono proprio, toccano con mano una cosa che fino a prima erano solo abituati a vedere sul cellulare. Tu che sei così giovane, no? Devi tornare al fattore della fotografia in bianco e nero. Sì. Con quella tecnologia enorme che esiste adesso, che tutti fanno il fotografo, no? Io penso ai telefonini che sono pieni di fotografie che se si rompono si perdono tutte. Ecco, queste rimangono, non c'è nulla da fare. È un ritorno all'origine. Tu da quant'è che sei fotografo? Io sono 6 anni. Cioè tu sei partito con quello, poi ti sei spostato? Io, come idea? Come per fare il fotografo? Sì. Diciamo che nel sangue da sempre. Poi gli studi universitari mi hanno portato a fare altro, poi però ho deciso di rivoluzionare la mia vita e di dedicarmi esclusivamente a questo. Ma c'era qualcuno in famiglia che faceva il fotografo? In famiglia mio padre un po' appassionato di Però ecco, di questo, tu ne sei riuscito a fare un vero e proprio lavoro? Sì. Hai il tuo studio? Ho il mio studio qua ad Arezzo e realizzo non solo ritratti, ma faccio anche tour virtuali per le attività commerciali. Dunque spazio un attimino. Quindi uno storytelling un po', esatto, delle aziende. Esatto, ecco. Esatto. No, perché è cambiato, voglio dire, non è che si vive solo con i servizi fotografici, esatto. Matrimoni, eccetera. Oggi anche comunicare un'azienda attraverso lo storytelling ha bisogno di immagini. È un inventarsi anche, perché ovviamente con queste nuove tecnologie, il social, il fotografo è diventato anche una persona che cura anche questi aspetti pubblicitari, volendo, delle aziende. Sì. E, è un artigiano che confeziona una presentazione fotografica in base a quello che propone il cliente, quello che vuol far apparire. Bene, io vedo le... è vero, signori, tutti che siete qui, che siamo in questo momento con l'acquolina in bocca. Roberto! Guarda, questi sì, lo sapevo io. Simone non è solo un artigiano, qui è un artista perché sta dipingendo, sta creando le casette di marzapane. Di pan di zenzero. Ah, pan di zenzero. Pan di zenzero. No, allora, la casetta non è tipica nostra perché è del Nord Europa, come Susanna lo sa, e quindi io però l'ho rivisitata creando il tipico toscano, nel senso di creare qualcosa di nostro più tradizionale. E è tutta decorata con ghiaccia reale, pasta di zucchero e vari zuccherini, chicchine varie. Senti, ci fai vedere un lavoro già finito, visto che qua dietro ce ne sono? L'ho fatto adesso. Ecco qua. Questo, io ne faccio tutti diversi, quindi sono tutti pezzi unici. Facciamolo vedere a Claudio, così gli viene la colina in bocca anche a lui. È bellissima. Potrebbe essere un'idea regale per qualche goloso, vero? Certo. Certo sì, questa è un'idea di regalo per tutti, golosi e non golosi. Senti, ma quante ore di lavoro ci vogliono per fare
una casetta? In senso, si lavora in diversi step, quindi perché si deve seccare, montare, il montaggio, l'essiccazione e poi la rifinitura. Quindi non ci sono delle vere quantificare ore, il tempo ce ne vuole tanto però nella decorazione. Senti, ma secondo te la mangiano poi oppure non hanno il coraggio di rovinarla? No, io penso che uno la mangia perché il profumo poi attira. In questo laboratorio c'è un profumo, di toglierla, profumo di cose buone, non so come dirti. Come dici, Susi? Pezzetti, non ho capito, ha detto una cosa, tutto. Susi. Ma che scherzi, c'è il camino con la neve, c'è veramente tutto, è veramente ricchissima di particolari, ti incanta soltanto a guardarla. E poi ti fa venire l'acquolina in bocca per il profumo che purtroppo, ahimè, in studio non arriva, ma, lo so. Insomma, sapete come l'inviato è oramai invidiato speciale per questo. Sì, ma nemmeno il capito ci fa vedere qualcos'altro poi. Sì. Poi sì. Io faccio anche altre preparazioni che in questo momento non ho fatto perché faccio anche senza glutine e lo faccio quando il laboratorio è tutto sistemato. Ecco. Faccio meringhe decorate, biscotti decorati. Lavorare senza glutine richiede delle attenzioni particolari. Delle attenzioni particolari, quindi quando faccio il senza glutine faccio solo il senza glutine sistemando tutto, igienizzando tutto e lavorando solo il senza glutine. Beh, insomma, si sa che Simone è veramente un artista in questo. Lo lasciamo completare questa casetta, poi magari torniamo per vedere altre cose. Grazie, grazie. Tanto la collina continua. Allora, ve lo ripresento perché nel primo spaccato l'abbiamo presentato. Lui è il responsabile marketing e comunicazione, Francesco Zampella. Oh, dell'azienda Collina Toscana di Arezzo, sì, provincia di Castezza Nicolò, provincia di Arezzo. Provincia di Arezzo. E abbiamo già presentato quello che potrebbe essere un'idea regalo. Sì, un'idea regalo, sì, un'idea regalo per qualsiasi occasione. Ecco, ribadiamo, siamo un'azienda casentinese, certo. Il fatto stesso di avere la rintracciabilità oggi anche nel cibo, sì. Perché guardate che regalare cibo ha un aspetto etico importante, perché oltre che regalare un qualcosa che effettivamente è utile, perché oggi si dice sempre ma che regalo, no? È anche far lavorare le aziende del proprio territorio, certo. Quindi ha un'eticità multipla. Però ti dico, il fatto delle, voi siete un'azienda, spezie, erbe e condimenti. Ecco, quindi guardate che bello, perché qui c'è già, che ne so, il peperoncino per fare il peperoncino di Calabria. Sì, ecco. Perché per l'appunto, diciamo, noi abbiamo due stabilimenti. Uno stabilimento è quello, diciamo, produttivo di aceti balsamici e condimenti come olio d'oliva e oli aromatizzati, sì. A Castel San Nicolò. Sì. Mentre con il confezionamento e, diciamo, tutto il lavoro che poi il lavoro produttivo ne richiede. Poi l'altro stabilimento lo abbiamo in Calabria, dove per l'appunto siamo non commercianti esclusivamente di spezie, ma siamo anche produttori nel vero senso della parola. Cioè, coltiviamo perché il peperoncino, insomma, si sa, decisamente. Si coltiva in tutta Italia. Sì, ci sono delle condizioni climatiche, devono esserci. È il clima, perché anche da noi viene, cioè. Forse nel nord Italia no, però ecco, voi andate nel luogo dove effettivamente la terra, sì. Permette di coltivare, che io penso all'origano, perché l'origano, certo. Del sud non ha il profumo del nostro origano, certo, no? Decisamente. Quindi, sì. E le spezie, giustamente, non è che le coltivano, vanno le importate con, sì. una filiera controllata e garantita. Dove sono le spezie qui, nel senso? Questi, esempio, abbiamo dei gift per l'appunto che sono ottimi per il periodo natalizio, che sono questi qui che rappresentano, diciamo, delle specialità selezionate di peperoncini dal mondo. Questi, sì, sono i sali dal mondo. Esistono un'infinità. Certo. E anche, diciamo, la filiera estera è controllata e garantita, ecco, al 100%. Però, ora scusa, posso fare la, certo. Parte, la te ne frego uno, scusa il termine, perché vado da questa a presentare l'azienda che mi presenterà il responsabile marketing, sì. Di Confartigianato, perché quando si dice l'artigianato si può comporre anche attraverso le idee. Qui abbiamo la ditta, me la ricordi? La ditta Bianchini e Capponi di Arezzo. Bene, che non ci sono oggi perché devo lavorare. Sì. E quindi, guarda, però spezie... Abbiamo voluto portare alcuni prodotti che poi si troveranno comunque in larga diffusione al chiostro. Certo. Dove insieme ai prodotti che sono dentro al chiostro è possibile prendere dei complimenti d'arredo per poter così confezionare il regalo che si vuole. Voglio fare. Dire, capite? Cioè, ci sono questi, uno può regalare. Quindi, il mobiletto con le spezie e le erbe aromatiche, esatto. Dell'altra. Poi abbiamo un'altra azienda che sarà presente al chiostro, la Fraternità della Speranza, che fanno liquori, e abbiamo i bicchierini con
il suo portabicchieri. Sono 10 le aziende all'interno. Sono 10 aziende. No? Poi abbiamo anche un'azienda che fa argento e quindi gioie e quant'altro, e abbiamo il cassetto portagioie. Quindi sì, diciamo che abbiamo il caseificio Matteassi e abbiamo anche il tagliere con i coltelli per il taglio. Ma guardate com'è quest'angelo, guardate. Più abbiamo altri oggetti particolari che sono sicuramente un ricordo da portarsi a casa della città di Arezzo. Roberto, ti ridò il collegamento? Come vuoi, noi siamo pronti, qui non ci si ferma mai, questo è un laboratorio, qui si lavora, non è che si fa così. Guarda, Simone che sta completando la casettina, però la cosa che io gli voglio chiedere è come ha imparato a fare questo lavoro, se è una passione... È una passione, nel senso è una passione che è nata con il tempo e è stata tramandata in famiglia perché vedendo anche mia mamma, mia nonna cucinare, poi dopo la pasticceria è stata una cosa che con il tempo è nata, l'ho voluta perfezionare, poi io sono appassionato di cultura inglese e quindi anche del cake design. Quando è arrivato in Italia ho deciso di andare a studiare lì e perfezionarmi. Però tu sei già a un livello che questa tua passione, questo tuo sapere lo stai tramandando. Sì, insegno anche vari corsi che ho fatto anche delle scuole anche di perfezionamento, scuola Berghieri, ai bambini con scuola artigiana, cioè varie cose, tramando il mio sapere. Io la prima cosa che ho imparato quando ero dalla mia nonna, nei lunghi inverni della mia infanzia, era proprio a fare dolci, per cui qualcosina so fare anch'io, ma non al tuo livello ovviamente come fanno tutti i bambini, ma oggi i bambini si appassionano a queste cose. I bambini sì, si sta riscoprendo il fatto di lavorare insieme, di parlare, raccontare, anche il fatto di fare il dolce in famiglia è quello, tramandarsi, raccontare, passare il tempo insieme, non è a livello professionale, ovviamente, è tutta un'altra cosa, però è un atto di affetto che tiene insieme la famiglia. E ci ricollega questo, Susi, alla visita che abbiamo fatto prima al Bottone, dove c'era proprio questo momento di condivisione che stiamo riscoprendo, mi piace molto. Continua a lavorare, che adesso ci ricolleghiamo. Adesso devo andare, che la pasta di zucchero. Torniamo la tanto pasta dopo. Di zucchero, no, è quella, è quell'aspetto. Lasciamo un attimo al lavoro e poi torniamo. È quell'aspetto che l'artigiano ha, cioè tu vai lì, chiedi quello che vuoi, ma lo personalizzi. Vedete, anche per le allergie, chi ha problemi, quindi può avere il suo dolce sempre con il gusto, sempre bello, però da poter mangiare senza problemi. Allora, io so che il nostro amico dell'azienda agricola Conti ci porta in questi fine settimana, perché poi c'è anche il tortello che ne riparleremo. Ma cosa ci porti al chiosco della biblioteca? Allora, qui abbiamo l'aglione della Vaticana. Lascialo lì perché sennò Sauro, no, guarda, ci taglia le mani. Volta. Il nostro operatore. E nelle domeniche 8, 15, 21 proveremo a fare la porchetta con l'aglione per far assaggiare ai visitatori del chiosco. Quindi la porchetta, chi te la fa la porchetta? La porchetta la farà un salumificio di Fogliano della Chiana. Bene. Con all'interno invece che l'aglio. Sì, l'aglione della Val di Chiana. Perché tu dimmi, l'aglione della Val di Chiana è entrato in auge in una maniera... La riscoperta dell'aglione della Val di Chiana. Tra qualche giorno l'aglione della Val di Chiana, l'associazione dell'aglione della Val di Chiana richiederà la DOP, perché c'è un'esigenza di mercato enorme, il consumatore lo chiede, non basta. Poi quanto costa il chilo? L'ho visto a dei prezzi allucinanti. Abbastanza. Pensare che era scomparso e ha ridato un'economia nella Val di Chiana bellissima, no? Però purtroppo è una cultura che si fa tutto manualmente, non esiste. Ma meno male, che quando non c'è finito non si compra. Perché ci dobbiamo abituare. Alla stagionalità. Oh, perché la stagionalità, la filiera corta ci porta a non avere i prodotti sempre in ogni periodo dell'anno. Adesso, dopo questa filippica, andiamo un attimo in pausa, torniamo subito dopo con Bengodi e con tutti i prodotti di Confartigianato, con il cuore e con le mani.